penso che sia stata una festa sia per i nostri tifosi che quelli del Pescara. È un'amichevole, quindi non ci dobbiamo né esaltare né abbattere. Credo che abbiamo fatto un primo tempo molto bello, credo che la squadra sia una squadra molto equilibrata, che piace giocare a calcio, ma la cosa più importante è che stanno creandosi tra di loro un gruppo importante, un gruppo che c'è scherzosità, spirito giusto. E questi sono i primi segnali importanti. Il nostro obiettivo, senza creare grossi entusiasmi, rimane i play-off, e noi su questo dobbiamo lavorare partita dopo partita, cercare di fare i play-off, di far crescere la squadra, perché è una squadra molto giovane, e se cominciano a fare risultati a crescere, sicuramente ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Oggi in campo Amadio dal primo minuto, si è parlato tanto della sua situazione, resta a Teramo, sarà uno dei tasselli per la prossima stagione? Ma Amadio si è visto oggi quanto vale, resterà a Teramo, in settimana allungheremo il contratto, e quindi è un giocatore importante del Teramo, è un giocatore che dovrà restare a Teramo ancora per qualche anno. C'è sempre questa incognita del Parma, no? Che se fosse inserito in un girone renderebbe difficile la lotta per il primo posto, però insomma è una squadra questa che può far sognare. Io credo che i gironi, se li fanno nel giusto, il Parma deve stare nel girone del nord, noi dobbiamo stare nel girone del centro e poi ci sarà il girone del sud. Invece se vogliono mischiare tutto, giustamente, dove si farà sorteggio e dove si andrà a capitare, giusto come adesso che noi giochiamo da Alessandria, non possiamo competere con una società e con una squadra come Parma, che ha fatto la Serie A per tantissimi anni. Noi il calcio è bello perché le sorprese possono avvenire in qualsiasi momento, noi non dobbiamo fare la corsa sicuramente a nessuno, noi giocheremo le nostre partite e abbiamo tutto per poter toglierci qualche soddisfazione, e cercheremo di toglierci.